Allora, abbiamo lì al mixer Francesco Taddei che ci ha aiutato a produrre i nostri ultimi due dischi. Da qualche parte tra il pubblico c'è il nostro fonico storico dal vivo che, siccome è un po' stronzo stasera, non ci ha fatto da fonico, però c'è. Si chiama Maurizio Rosoni. Poi abbiamo le due persone che si sono occupate delle videoproiezioni. Pierpaolo Magnani, che stasera ci sta riprendendo, ed è lì con un telefonino. E Giulia Altobelli, che ha fatto le proiezioni questa sera. Poi tutti i membri di questa banda, comincerei dai batteristi. Maurizio Falciani, Gabriele Pozzolini, detto Pisellone, Samuele Bucelli, detto il Conte Duca, poi l'unico organista, anzi veramente ce n'è uno a metà, però diciamo l'organista principale che è Giacomo Ferrari, detto il Fenomeno. Passiamo ai bassisti. Dov'è Gianpranzo? Ce n'è uno che sta stranamente bevendo, un'abitudine che ha coltivato per tutta la sua vita, ma non sappiamo dov'è. Però i bassisti sono Stefano Montefiori, detto UFO, Alessandro Prandini, Gianpranzo e Alessandro Santoni, che non sappiamo dove sia. Forse lo vedo, eccolo che arriva. Alessandro Santoni, personaggio meraviglioso, anche perché è il bandiere ufficiale della banda. Poi abbiamo i chitarristi, Giovanni Bruno, detto Brunide, Nicola Cerini, detto El Cobra. Vogliamo inoltre ringraziare i nostri discografici che sono qui. Aspetta, prima di passare alla... ai discografici, chi manca? Cioè, manca praticamente il personaggio che tiene in piedi tutto questo. Cioè? Quindi un grande applauso a Michele, vabbè, Marino, meglio noto come il patacchio della Murgia. Troppo buono. I nostri discografici che sono Tiziano Rimonti da qualche parte e Mike Reminger, che non è potuto venire, e il nostro fantastico manager storico from Marburg, Germany, Joachim Friedman. Thank you for being here. Questa è la canzone di Giovanni che il cui testo esprime quello che siamo stati, cioè un'araba fenice, un progetto disastroso che non muore mai. La canzone si intitola Me and the Eggman, e per una volta io canto e basta. C'è una richiesta dal pubblico per Michele. Non è stata fatta Strange Girl e volevano vedere Michele con le gambe per aria. Al quarantennale non la vedremo. Possiamo iniziare. We'll be right back.
Grazie a tutti.